Sono qui al Teatro del Lido per portare la mia testimonianza e per ringraziare la ASL Roma 3 per aver patrocinato questo evento, avendo come dire legittimato la ricaduta positiva che una follia sana possa avere sulla salute di tutti noi. Quindi sono qui a rappresentare, a testimoniare questo, e anche perché come medico sono assolutamente convinta dell'importanza della follia positiva. È chiaro, abbiamo cercato di spiegare il confine tra la follia sana e la follia che ammala. La follia sana è quella che mantiene nella nostra mente la capacità di emozionarci, e la capacità di sognare, la capacità di creare e di innamorarci. Questa è la follia. Trasformare il dolore in opportunità e l'opportunità in creatività. Quindi quello che io dico sempre è che la bellezza ci salverà, perché è tutto ciò che ci porta a esprimerci liberamente e essere noi stessi senza temere il giudizio, ma andando oltre quelli che sono un po' gli schemi che la nostra società ci impone, e ci permette di essere quello che siamo. Questo convegno organizzato praticamente dall'ospedale Villa San Pietro del Fate Bene Fratelli, infatti c'è stato un lavoro teatrale fatto dai pazienti oncologici, e siamo convinti che tutto questo abbia un alto valore terapeutico nel trasformare le emozioni negative in emozioni positive. Quindi questa trasformazione, questo cambiamento e questo stimolare le endorfine che ci portano a vivere una vita sicuramente migliore.